Ciao, mi chiamo Franco Regalzi. Cominciai a studiare Wing Chun nella primavera del 1987, sotto la guida di Sifu Nino Bernardi, una persona di cui tutti sicuramente avranno sentito parlare. E, essendo una persona di grande valore tecnico conoscitivo e, aggiungo, in mia opinione, di straordinario talento nel fare da ponte tra le diverse culture, rendendo così comprensibile un sistema che è radicato nella cultura cinese. Un uomo che colgo l'occasione per ringraziare e per salutare. Strada facendo conobbi il suo Sifu, Sigong Wong Shun Leong, con cui ebbi diversi contatti, e qualcun altro. Ok, non è una mia intenzione parlare di vari maestri che tutti conoscono, né tantomeno è mia intenzione di parlare di storie del Wing Chun, o addirittura di leggende, perché io credo che alla fine di tutta la storia della politica che da tempo sta devastando il Wing Chun e che da sempre evito come la peste, alla fine di tanti bei diplomi, di strane divise, loghi o tecniche fiorite, alla fine di affannose ricerche di qualcosa o qualcuno, la cosa più importante sei tu. Bene, credo che esista un genio dentro ognuno di noi. Wing Chun è un veicolo che ti può far viaggiare alla scoperta di ciò. È uno strumento che può aiutarti a sviluppare questo genio, un mezzo che può affinare le tue capacità psicofisiche. Attraverso un lavoro di profonda introspezione personale in ciò che fai e non di semplice ripetizione di gesti, eh sì, esiste una netta differenza tra ripetere una cosa pensando di conoscerla e provare veramente se stessi in quella cosa. Wing Chun, primavera eterna, significa proprio questo, imparare sempre, fortificando questa coscienza di sé. In questo modo potrai sviluppare un elevato grado di comprensione. La comprensione è quella cosa che annulla i conflitti, che abbatte le barriere, che cancella le divisioni, che fa crescere come essere umano, migliorando il rapporto con se stessi e con il resto del mondo, che ti fa vedere laddove altri giudicano. Quindi io penso che Wing Chun è un sistema il cui scopo sia, attraverso il lavoro del corpo, sviluppare, plasmando il tuo genio, un automatismo logico ed intelligente che, unita ad una cresciuta capacità comprensiva, ti aiuti ad essere un essere umano migliore, affrontando meglio le avversità dell'esistenza, sia che si tratti di una lotta, sia un problema di lavoro, affari o famiglia, facendo velocemente di volta in volta la scelta meno stupida possibile. Esistono due soli nemici con i quali bisogna fare i conti costantemente. Si chiamano io e me. Se attraverso il lavoro riuscirei a sconfiggerli, potrei fare qualsiasi cosa. Ok, con la speranza che questo video possa in qualche modo farvi riflettere, interessarvi o divertirvi, vi auguro tanta serenità. E se ci sono degli errori, perdonatemi. Buona visione.